oggi vi presenterò il ladro, che è in prigione, ma la sua natura è essere ladro, quindi anche se è in prigione, ladro è, ladro resta. E quindi cercherò di farvi comprendere che la bontà di Dio è sempre in azione nella nostra vita e che ogni volta che noi diamo, non perdiamo mai nulla di ciò che diamo, ma stiamo investendo. E non c'è cosa più bella nella vita che fare investimenti. A volte si impegna molto del nostro tempo privato per investire in azioni finanziarie. Io davanti a Dio ho scelto di investire nella vita delle persone. Molti anni fa, quando appunto Francesco e Laura erano solo responsabili dei giovani, noi avevamo un sogno. E il nostro sogno era di conquistare generazioni. Questo sogno è stato sfidato molte volte e quindi abbiamo conosciuto l'avversario, abbiamo conosciuto il ladro, sappiamo come trattare con il ladro e con i ladri e quindi oggi vi voglio parlare di questo soggetto, ma non per spaventare la Chiesa, perché tutti noi sappiamo che in Cristo Gesù siamo più che vincitori, ma affinché comprendiate che molte volte, e questo è il soggetto che desidero che vi entri nel cuore, molte volte quando sentite oppressione sulla vostra vita, sulle vostre attività o sulla vostra vita spirituale, non è necessariamente causato dagli eventi, potrebbe essere causato anche da forze spirituali che vengono per rubare, ammazzare e distruggere. Quindi, saper discernere se ciò che sta avvenendo nella nostra vita è un attacco malvagio oppure una crisi causata dai fattori di questo mondo è importante. Per quale motivo? Per la reazione che devo avere. Se l'oppressione è causata dal fatto che io ho un'attività e magari ne hanno aperto un'altra di fianco alla mia e quindi c'è un po' di lotta a livello commerciale, devo imparare a agire con sapienza e intelligenza e cercare di avere prodotti migliori e di qualità. Quindi mi preparo, studio, mi specializzo per migliorare i miei articoli. Ma se l'oppressione è causata da forze spirituali, non serve prepararmi, serve legare il diavolo e cacciarlo nel nome di Gesù. Quindi non posso agire come se tutto fosse un minestrone. Se il problema è causato da un'oppressione spirituale, va legata e va cacciata. E ciò che lego e caccio, e ciò che apro, è ciò che il Signore Gesù ci ha insegnato, che quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli e che quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi se l'attività è sotto pressione e so che questa oppressione è generata da potenze sataniche, la lego nel nome di Gesù e poi prego Dio, quindi primo esercito autorità nel nome di Gesù e caccio. Secondo, sciolgo la potenza di Dio per avere successo, tutte le cose che le mie mani toccherà prospererà nel nome di Gesù e quindi sciolgo sulla terra quello che ho bisogno dal cielo e il cielo riversa nella mia vita la sua abbondanza. Amen. Non posso usare lo stesso sistema se non capisco che cosa si sta attraversando. Siccome mi sono reso conto che le persone non sanno ancora discernere come agire in casi di oppressione,
Io credo che questo messaggio servirà a tutti quanti. Amen? Amen. Grazie, potete accomodarvi. Alleluia. Allora, la prima cosa della quale vi voglio parlare in questo argomento, che è uno studio, perché voglio fare uno studio, non voglio fare uno studio di demonologia, perché studierete demonologia alla scuola biblica e noi l'abbiamo nel programma di scuola biblica questo argomento, che taglia il pelo in quattro, come si suol dire, quindi entra proprio nei particolari, dove sono nate queste cose, come si ministra, come si cacciano demoni, con quale autorità, quindi è un argomento molto ampio. Quindi quello che invece voglio cercare di insegnarvi oggi è a non sottovalutare le astuzie dell'avversario. Amen. Non vi sto dicendo che non siete vincitori, però vi voglio ricordare che lui ha delle astuzie e quindi voi dovete essere più astuti di lui. Amen. Pur essendo uno sconfitto, ha delle astuzie, la Bibbia le chiama macchinazioni. Queste macchinazioni sono stratagemmi che l'avversario, chiamato Lucifero, chiamato Satana, chiamato diavolo, chiamati demoni, adotta per cercare di sconfiggere voi. Vi voglio ricordare una cosa. Premetto, il peggior nemico di voi siete voi stessi, perché il diavolo non è il peggior nemico, ricordatevelo sempre. Voi siete più che vincitori in Cristo, quindi il diavolo non vi può sconfiggere, perché voi siete in Cristo, se avete ricevuto Gesù come Signore e Salvatore della vita. Quindi siete già in una posizione di essere più che vincitori. Ma l'oppressione viene per rendervi consapevoli di una sconfitta che nel passato avevate, quindi la conoscete, ma che non avete più nel presente e non avete più nel futuro. Quindi il diavolo viene con l'oppressione per riportarvi nel campo della sconfitta, cioè a guardare più al passato che non al presente, più al passato che non al futuro. Riesco a spiegarmi? Grazie. Se l'hai ricevuto, sono felicissimo. Le strategie, gli stratagemmi dell'avversario ti portano a guardare alla tua condizione del passato. E nessuno di noi, senza Cristo, aveva un passato felice. Potevamo pensare di gestirlo in qualche modo, ma eravamo destinati per l'eternità all'inferno. Oggi possiamo riprenderci ciò che il diavolo ci ha rubato. Ora, partiamo da alcune scritture. La prima, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10. Matteo, capitolo 10, dal versetto 1. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli. Notate, spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo è Simone detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo, Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso, Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo, Elebeo soprannominato Taddeo, Simone il cananeo, Giuda l'Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini dicendo: non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, andate e predicate dicendo: il regno di cieli è vicino, guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Bene, perfetto. Questa è la scrittura. Ora tu potresti dire: ma questo è scritto ai suoi 12, non è scritto a me. Allora mettici il tuo nome. Sopio, dove finisce l'elenco? Perché Gesù lo disse esattamente ai suoi discepoli. Chi è discepolo di Gesù oggi in questa chiesa? Alzate la mano. Voi avete il diritto di mettere il vostro nome dopo.
Se abbiamo il diritto di scrivere Atti capitolo 29, che non c'è nel canone biblico perché la Bibbia finisce con Atti 28, e Atti 29 il Signore lo sta scrivendo con la tua vita e la mia vita, abbiamo anche il diritto di mettere il nostro nome in questo elenco. Per guarire gli ammalati, per mondare i lebbrosi, per dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, per mettere in libertà gli oppressi, perché questo è l'anno accettevole del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio. Amen. Alleluia. Quindi, non solo io posso aggiungere il mio nome, ma io potrei dire, vabbè, ma io non sono come i 12 discepoli di Gesù. Loro erano i discepoli di Gesù, io non sono come loro. E meno male che non sei come loro. Meno male. Certo. Giusto alcune cose. Giuda, discepolo di Gesù, lo tradì. Tommaso, lo conoscete tutti, era più incredulo degli increduli. Ok? Matteo era un esattore per conto dei romani, quindi toglieva i soldi al popolo di Israele per darli ai romani. Ok? Simone, Pietro, il personaggio sul quale hanno fondato la Chiesa, poi, caspita, andava in giro con un coltello e quando hanno arrestato Gesù, caspita, lo tiro fuori e taglia l'orecchio a una persona. Dopo 3 anni che segue Gesù, ma io non sono come i discepoli. Meno male che non lo sei. È un bene questo, non è un male. Pensateci, se Gesù ha cambiato il mondo con persone in queste condizioni, non lo può cambiare con te? Ora, per piacere, chiunque abbia un coltello qua in chiesa, lo tiri fuori. Oh, Pietro andava in giro armato e non solo, ha usato le armi e ha fondato la Chiesa su un uomo così. Ma non possono fondare la Chiesa sul pastore Scannapieco? Io non vado in giro armato, io uso solo la spada e la parola, coltelli non ne ho. Tutti noi siamo autorizzati per mettere il nostro nome in quell'elenco. E Giacomo e Giovanni, oh, che care persone. Giovanni poi è il più caro di tutti perché era l'amico intimo di Gesù, no? Era quello che posava il suo capo sul petto di Gesù e ascoltava il battito del cuore. Ma solo un anno prima, Signore, vuoi che preghiamo e facciamo cadere il fuoco dal cielo e bruciamo tutta Baranzate? Un anno prima. Volevano bruciare tutti i baranzatesi. Il Signore lo guarda in faccia e dice, ma che state dicendo? Ma che state dicendo? Ma voi non sapete di che natura sono io? Io non sono venuto per giudicare, sono venuto per salvare. Per salvare, per salvare. Queste sono le persone che Gesù avevano. Voi volete essere come loro? Qualcuno di voi ha mai pregato per bruciare il paese? Volete bruciare il presidente? Volete bruciare... Chi volete bruciare? Abbiamo predicato domenica scorsa che dovremmo bruciare questo mondo col fuoco dello Spirito. Loro invece volevano bruciare persone. Capite di che natura stiamo parlando? Loro volevano bruciare le persone, volevano il fuoco. Perché? Perché anticamente era successo. Anticamente lì aveva fatto cadere il fuoco dal cielo, aveva bruciato decine di persone che erano andate lì a mettergli le mani addosso. Quindi loro volevano quello stesso fuoco. Ma quello era l'Antico Testamento. Gesù è venuto per fare la differenza, per portare l'amore, per portare la passione. E invece loro si muovevano sul pensiero antico, sul pensiero che ormai stava passando, perché Gesù era venuto per portare se stesso e stava prendendo su se stesso tutte le colpe dell'umanità e stava pagando lui quel prezzo. E adesso noi siamo una generazione diversa. Io non voglio essere come i discepoli, io so già di essere migliore. Alleluia. Loro nell'ultimo periodo della loro vita si sono cambiati, sono trasformati, hanno dovuto rinnovare. E poi una volta che hanno capito sono andati in giro per il mondo a predicare. Ma le stesse cose non le stiamo facendo noi? Sì o no?
Che differenza c'è fra loro e il reverendo Andrea, Lionel, Francesco, me o altri di questa chiesa? O voi che state compiendo l'opera di Dio? Che differenza c'è? Nothing. Niente. Loro avevano una consapevolezza, una priorità. È solo una questione di priorità. Che cosa c'è al primo posto nella nostra vita? Se c'è Gesù al primo posto, è lo stesso messaggio che vi ha fatto il reverendo Andrea nel raccogliere l'offerta. I soldi sono importanti, ma non devono essere al primo posto nella nostra vita. Se è Dio, in questi giorni ho parlato con una persona che è venuto a dirmi, oh pastore, io, no, proprio in questi giorni, ultimamente, è venuto a dirmi, io sto guadagnando molto bene, ringrazio Dio per tutto questo. E sto pregando perché il Signore continui a darmi ciò che soddisfa la mia vita, la mia famiglia, e così va bene. Il resto lo lascio tutto, lascio il 50%, ma anzi, guarda, mi tengo il 15%. L'importante è che sia che quello che mi lascio, il 15%, soddisfi me e la mia famiglia. E io l'ho guardato e ho detto, no, stai ragionando male. Godi di tutto quello che Dio ti dà, arricchisci, ma impara a dare agli altri. Vedete il ragionamento sbagliato? Il diavolo ruba con pensieri e considerazioni errate. Voi dovete insegnare ai vostri figli a prosperare, anche finanziariamente, ma non mettere l'idolo al primo posto, l'idolo del soldo al primo posto. Prosperate, arricchite, ma imparate a dare in maniera smisurata. Dio vi arricchirà sempre di più. Questo è quello che vi ha voluto dire prima il reverendo Andrea, ma è biblico, a meno che il soldo non diventi un idolo. E oggi vi vorrei parlare di questo idolo, almeno di uno in questo contesto. Quindi, allora, c'è chi parla troppo del diavolo e vede demoni dappertutto. Ho conosciuto persone così. Ho conosciuto persone che guardavano nel piatto della minestra, se si muoveva il brodo, c'era il diavolo. No. Cioè, ho conosciuto persone così. Esagerato. Poi, esagerato in che senso? Che se non sei equilibrato con la parola, hai così tanta paura del diavolo che apri la porta, perché la paura, non venendo da Dio, diventa una porta spirituale aperta. Il diavolo veramente entra e che cosa fa? Inizia a prenderti in giro, perché il diavolo cerca di deriderti. Chiaro? E quindi tu apri una porta che deve essere chiusa. Ma dall'altra parte invece ci sono considerazioni di cui non bisogna mai parlarne. Perché, se il diavolo sente, chissà che cosa mi fa. No, non dovete assolutamente aver paura dei demoni. Chi sono i demoni? Sono gli angeli che si sono ribellati dietro la ribellione di Lucifero e sono quelli che adesso cercano di creare problemi nelle persone. Perché nelle persone? Perché tu ed io abbiamo l'immagine e la somiglianza di Cristo. Quindi vuole crearti dei problemi. Punto. La Bibbia ci insegna che Gesù ha sconfitto il diavolo. Ha sconfitto, e lo leggeremo questo. Ma sconfitto non vuol dire che se una persona non entra nel suo campo non può subirne l'influenza. Quindi ha uno spazio il diavolo, chiaro, nel quale come un leone ruggente cerca di spaventarti. Come? Cercando di rubare, ammazzare e distruggere. In che modo lo fai? Lo può fare quando ti avvicini troppo a lui. Ma se ti tieni a debita distanza, non potrà mai fare niente. Amen? L'importante è tenersi a debita distanza, ma anche con la testa. Perché l'oppressione spirituale è qualcosa che funziona nella testa. I pensieri vengono e tu li accogli nella testa, nella mente, nei ragionamenti. E quando sei sotto pressione, che continui a pensare a quella cosa, che può essere un vizio,
un qualcosa di peccato che prima abbiamo detto non ci devi mettere gli occhi, però c'è una persecuzione su di te, devi pensare sempre a quella cosa. Oppure pensi sempre al lavoro e non riesci a pensare più a come portare amore in casa tua, nella tua famiglia. Quella è un'oppressione. E questa oppressione tende a schiacciare la tua mente al punto da renderti sconfitto, perché non sai più come venirne fuori. Allora non puoi dire ce la farò, perché in quel momento non ce la puoi fare da sola, a meno che non impari a prendere un'autorità spirituale, dire diavolo, adesso basta, ti comando nel nome di Gesù, ti leggo nel nome di Gesù, lascia la mia casa o lascia il mio lavoro fuori e sono io che prendo autorità. Chiunque di voi può fare questo, perché la Bibbia dice che uno di voi ne caccia mille, due ne cacciano 10.000. E ora non dovete sottovalutare l'importanza della possessione o dell'influenza dei demoni, perché queste cose non sono scritte nella Bibbia. Quindi noi dobbiamo essere a conoscenza, perché a volte ci capita di ministrare, di pregare con le persone e avvengono dei fattori un po' strani. Strani per il mondo, ma non strani per noi. E magari stai pregando per una persona e questa persona, magari una donna, cambia voce e ti parla con voce maschile. Wow! A voi vi si rizzerebbero i peli così, ma anche a me. La prima cosa che mi succede quando io sto pregando per una donna e poi questa donna qua mi parla da uomo, che i miei peli diventano così. Però dopo prendo autorità. Immediatamente capisco, chiaramente, questo è molto semplice capirlo, che lì c'è un problema. Chiaro? È un problema, che non può essere un problema tecnico, è un problema spirituale. Come si affrontano i problemi spirituali? Chiaramente questa è una persona che ha quella che può essere considerata una malattia spirituale, quindi siccome è malata va aiutata, non possiamo ignorare, non possiamo lasciare la persona in quella condizione e in quello stato, va aiutata. Chiaramente, per questione di tempo non posso parlarvi di come fare tutte queste cose qua oggi, ma vi dico che il diavolo va legato e va cacciato nel nome di Gesù. E se la persona è sincera e se la persona ha aperto il suo cuore, tranquillamente viene liberata in un istante, non avrà più problemi. Ci è capitato, e vi ho raccontato varie volte, mentre eravamo in casa, una riunione di preghiera in casa, noi abbiamo riunioni in casa? Sì. Le chiese hanno riunioni in casa? Sì. Può capitare in casa. Noi eravamo in casa, stavamo pregando, e tutto d'un tratto una persona si manifesta e mi cade addosso. Io erano le prime esperienze spirituali. Caspita, mi cade addosso, mi ha contagiato. Subito ho pensato male. Perché, cavolo, una persona indemoniata che ti cade addosso, ti ha toccato, ti ha contagiato. Nessuno mi aveva detto non aver paura, non ti preoccupare, non è successo niente. Ho dovuto arrivarci da solo a capire che non succede niente, che non c'è contaminazione, che il diavolo non può uscire da una persona e entrare dentro di te. Chiaro? Però era entrato in un'altra persona. Perché? Perché quella persona aveva agito in un certo modo. Io quella persona non la conoscevo, quindi non vi so dire che cosa è successo nella sua vita. Però vi posso dire quello che è successo durante un incontro di preghiera fra di noi, in casa mia, mentre stavamo pregando, lodando a Dio, si manifesta un ragazzo che inizia a strisciare. Cade per terra e inizia a strisciare per terra. E io dico, caspita, riprenditi nel nome di Gesù, riprenditi. Cosa c'è che non va nella tua vita? E questo mi ha detto, sto avendo rapporti sessuali con la moglie di mio fratello. Un incesto. Questo incesto ha aperto la porta, il diavolo è entrato. Il diavolo è entrato. Ma lui ha confessato questa cosa davanti a me, ma la stava dicendo davanti a Dio. E io ho preso autorità e ho detto, nel nome di Gesù, Satana, ti leggo dalla sua vita. Esci da lui. Questo uomo, pam, caduto immediatamente per terra, completamente libero, si è rialzato completamente libero. Era un nuovo uomo. Una volta mi è capitato con un ragazzo che abbiamo aiutato in queste zone, non vi dico altro perché sennò alcuni di voi potrebbero capirlo, e l'abbiamo aiutato in tutta l'area, nell'area spirituale, nell'area finanziaria, nell'area materiale, l'abbiamo aiutato. E questo personaggio aveva dei problemi a livello mentale, ma forti, forti, forti. E un giorno eravamo in casa, una sera eravamo in casa, io e mia moglie e questo personaggio, e stavamo parlando di varie cose. Abbiamo detto preghiamo insieme, attenzione a quando pregate a non chiudere gli occhi perché può succedere di tutto, poi ve ne racconterò un'altra.
abbiamo iniziato a pregare per questa persona, si manifesta questa persona e io dico, spirito di rapina, io ti leggo nel nome di Gesù, lascialo, poi immediatamente libero questo ragazzo, subito. Questo è un ragazzo, ho detto, è un personaggio che andava in giro a fare determinate cose, non aveva paura di niente e di nessuno, siamo a livello di rapine, ok? Detto questo, ho detto tutto. Ora, aver dato un nome a quello spirito che opprimeva la sua vita, per mezzo del discernimento, non è che ho tirato a indovinare, per mezzo del discernimento degli spiriti, in quel momento mi ha permesso di vedere con occhi spirituali il problema di quel ragazzo, di definirlo, di legarlo e di cacciarlo. Quel ragazzo voleva essere libero e grazie a Dio è stato definitivamente liberato. Perché vi ho detto di non pregare in certe situazioni con gli occhi chiusi? Perché una volta con una ragazza, ed eravamo in gruppo, vi parlo di una ragazza, non mi considero una persona con poche forze, mi considero un uomo che ha abbastanza forze, ma questa qua è saltata fuori, io avevo gli occhi chiusi, stavo pregando per lei, è venuta per prendermi al collo. E dobbiamo renderci conto che le entità spirituali hanno una volontà, hanno una conoscenza e hanno il desiderio di rubare, ammazzare e distruggere. Quindi è molto importante che noi impariamo innanzitutto ad avere coscienza che queste cose esistono, che queste cose vogliono farci del male, ma non possono. Quindi a questo punto faranno di tutto per portarci nella loro area. Sto parlando ai credenti? Sto parlando alla Chiesa, sì o no? Chiesa, per piacere, aprite gli occhi. Molte volte voi avrete oppressioni in famiglia, nella coppia, e pensate che tutto il problema sia fra marito e moglie. Attenzione, può anche darsi che il diavolo in quel momento si sia insinuato. Perché? Perché se è vero, e una volta mi hanno detto, in un incontro per soli uomini, mi hanno detto, ah, è vero che le preghiere, molte preghiere non possono essere ascoltate, ci possono essere tanti problemi, ma io gli ho chiesto qual è il problema numero uno? Qual è il problema numero uno per cui le vostre preghiere non vengono ascoltate? Me lo dite? Lo conoscete? Ve lo dico io per questione di tempo. È perché fra marito e moglie non andate d'accordo. La Bibbia dice per questo le vostre preghiere sono impedite. Ora potete metterci tutti i problemi che volete all'interno, ma se Dio non ascolta la tua preghiera è perché non ti stai comportando bene nel tuo matrimonio. Ah, perché vi ho detto questo? Non lo so, ma qualcuno doveva imparare. Però il problema qual è? Che se da una parte la preghiera non funziona, dall'altra funziona l'attacco del diavolo. La tua preghiera non funziona, lui entra. Ecco perché ve l'ho detto. E a questo punto, se il diavolo è entrato perché voi che avete l'autorità in famiglia gli avete permesso questo, sta a voi cacciarlo, sta a voi legarlo, sta a voi cacciarlo nel nome di Gesù. E senza avere paura. Ma la prima cosa per poterlo cacciare, sapete cosa dice la Scrittura? Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da lui. Ora, se c'è un problema fra lui e sua moglie, sottomettersi a Dio, la prima cosa è fare pace. Non è dire, Signore, mi sottometto e mantieni la divisione. Popolo di Dio, sottomettersi a Dio è una parola inutile se tu non trovi la soluzione al problema. Tu non ti stai sottomettendo a Dio se non hai scelto di risolvere il problema. Non sei sottomesso, sei un ribelle in quel momento. Sei disubbidiente. Allora la sottomissione nasce dalla coppia che si mette d'accordo, che si chiede perdono l'un l'altro e poi prende autorità e caccia il diavolo. E il diavolo allora ubbidisce. Perché? Perché loro si sono sottomessi a Dio. Hanno resistito al diavolo loro e il diavolo fuggirà da loro. L'autorità ce l'hanno loro. Non puoi dire a Dio di fare quello che lui ha incaricato a te di fare nella tua vita. Ah! E non giocate con le cose del diavolo, non giocate con le cose del diavolo, non sottovalutate le macchinazioni del diavolo, non sottovalutate i dardi infuocati del nemico. Che cosa sono i dardi infuocati del nemico? I dardi era una piccola freccetta
della balestra. La balestra non era più un arco, era un arco a mezzaluna con un bastone lungo, veniva messa questa freccetta dentro e praticamente si schiacciava la balestra e un piccolo dardo, non tanto, è sufficiente così, ti entra dentro e ti ammazza. Sufficiente. Non sottovalutati i dardi infuocati del maligno, e i dardi infuocati del maligno si spengono come? Alzando lo scudo della fede. Ah, ma io non pensavo di avere uno scudo. Come non pensi di avere uno scudo? Hai un'armatura e non lo sai. Ma pastore, io non sapevo di avere un'armatura. Ultimamente ho parlato con una persona, ma sai che cos'è l'armatura? No. E allora qua bisogna imparare. È inutile che facciamo cose e non impariamo la parola di Dio. La Bibbia ci ha dato un'armatura, cari, per poterci difendere dagli attacchi del nemico. Allora il nemico esiste. Non possiamo ignorarlo. Quando è che ti attacca? Solo quando vieni in chiesa perché sei cristiano? No! Questo è il posto dove meno ti attaccherà. Perché qua siamo tutti insieme, siamo una superpotenza. Ma ti attaccherà quando sei a lavoro, ti attaccherà quando sei sotto le lenzuola, ti attaccherà quando sei dietro la scrivania, ti attaccherà quando guarderai la televisione, ti attaccherà quando sarai con gli amici, ti attaccherà in altri modi. Qui no! Non ha il potere di attaccarti, qui si può solo manifestare, può essere solo cacciato, ma fuori? Allora noi abbiamo un'armatura. L'armatura in Prima Tessalonicese è fatta di un elmo. Che cos'è l'elmo? Che cos'è l'elmo? Chiesa, cos'è un elmo? Un casco. A chi serve il casco? Ah, se cado in moto mi salvo la testa. Perfetto! Anche chi va in macchina mette il casco, molte volte chi fa rally mette il casco. Perché? Per non prendere testate. Ma quanti credenti in chiesa prendono testate? Perché? Perché non proteggono la loro mente. Che cosa protegge l'elmo? La mente. Che cos'è l'elmo? Che cos'è? La salvezza! Il diavolo, la prima roba che attacca nella tua vita è dire: non è vero che sei salvato, se pecchi vai all'inferno, perderai tutto, la tua famiglia, non è vero, sono salvato, sono libero, il Signore mi ha redento, non passerò attraverso il giudizio, il Signore mi ha riscattato. Amen. Salvezza, che cosa vuol dire salvezza? L'elmo della salvezza non vuol dire solo perdono dei peccati, ma vuol dire aiuto, quindi posso ricevere aiuto? Sì, quando? Quando indosso l'elmo. Posso ricevere liberazione? Sì, quando? Quando indosso l'elmo. Posso ricevere prosperità? Sì, quando indosso l'elmo. Perché l'elmo della salvezza, salvezza vuol dire aiuto, prosperità, vittoria, benessere, guarigione. E quando io indosso quell'elmo, il diavolo può venirmi a dire che non c'è nessun Dio che mi guarisce. Io so che Gesù mi ha già guarito 2000 anni fa e prendo la mia guarigione e me la metto in testa. E me la metto in testa perché devo convincere me stesso. Devo convincere la mia fede ad alzarsi con le promesse della parola di Dio, che quello che Dio ha detto non può mentire perché non è un uomo. E anche finanziariamente parlando, io devo indossare l'elmo della salvezza, perché salvezza vuol dire prosperità, e nella prosperità c'è il benessere familiare, ma c'è anche il benessere finanziario. E io devo sapere che se intraprendo un'attività, Dio è dalla mia parte. L'importante è che non mi metto a frodare, a rubare o le tasse o qualcos'altro, e avrò Dio dalla mia parte. Allora indosso l'elmo. Ma molte persone della Chiesa non sanno nemmeno che cos'è un elmo. E voi volete conoscere chi sono i demoni. Ma come fate a conoscere i demoni se non conoscete nemmeno come difendervi? Io sono qui per insegnarvi a combattere. Ma non usare il coltello, la spada che aveva Pietro, sul quale hanno fatto la prima Chiesa. Io sono qui a insegnarvi come la parola vi può liberare i vostri figli, i vostri matrimoni, le vostre attività, come l'ha fatto con me. Io ho usato queste armi spirituali. E dopo l'elmo cosa c'è? Parliamo della corazza. Parliamo della corazza. Cos'è una corazza? Cos'è una corazza? Una protezione. Come mai? Come mai la corazza per i soldati romani era solo davanti e non di dietro? Perché il cuore è davanti. Perfetto, quindi gli organi importanti sono davanti e vanno promessi e vanno protetti. Ma perché non di dietro? Perché non era prevista la fuga? Non era prevista la fuga. Un cristiano non deve scappare davanti al demone.
Se la Bibbia dice che il più piccolo di voi ne caccia mille, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma a volte non vogliamo nemmeno resistere. Che cos'è l'armatura? No, che cos'è spiritualmente? L'armatura? Che cos'è l'elmo? Che cos'è l'armatura? La corazza? Vedete? Stanno rispondendo solo qua. E questo è il motivo per cui loro sono leader e voi no. La corazza della giustizia. Io indosso la corazza, so di essere giusto. Io? Un povero peccatore come me. Ah, che povero peccatore. Io sono un ricco figlio di Dio. Povero peccatore lo ero una volta. E indosso la corazza della giustizia. Vuol dire che ho il privilegio di chiamare Dio papà. Di entrare da papà senza sensi di colpa e senza sensi di condanna. E indosso la mia corazza, la corazza della giustizia. Ogni giorno mi sveglio al mattino. Perché una volta io vi ho predicato che fra grazia e fede io metto in mezzo la giustizia? Perché la giustizia è l'equilibrio fra grazia e fede. Quando tu sai che sei figlio di Dio, che Dio che è tuo papà, e che Dio è tuo padre, che sei fratello, fratello in Cristo, gloria a Dio, io indosso questa corazza tutti i giorni. E preservo me stesso dagli attacchi dei dardi del maligno che viene a dire no, non sei giusto, sei un peccatore, non vali niente. E io proteggo la mia vita così, con la parola di Dio. Dichiaro semplicemente quello che la parola di Dio dice di me. Ok, prendiamo un'altra parte della corazza. Cioè, i soldati romani non è che andavano in giro con l'elmo, con la corazza davanti e tutto il resto erano biotti, eh? Non è che erano biotti, avevano qualcos'altro. Ditemi qualcos'altro che avevano. La cintura. Certo, senza cintura mi cadono le braghe. Ma che cosa teneva la cintura? E basta? Tutto. A me la cintura serve per tenere sui pantaloni, a volte non ne ho bisogno, la metto solo per estetica. A loro non serviva per estetica, a loro gli salvava la vita la cintura, perché sulla cintura appoggiavano tutte le armi, i ganci dello scudo venivano agganciati alla cintura, della spada, della lancia. Loro avevano due spade, una lunga e una piccola, avevano la lancia, avevano lo scudo. Queste cose non le potevano tenere tutte in mano, dovevano agganciarsele intorno. E quindi la cintura è importantissima per loro. Che cos'è la cintura? Chi è che l'ha detto? Oh, finalmente una voce dal popolo di Dio. Che cos'è, dillo forte? La verità. Che non è la canzone di Celentano. La verità ti fa male, lo so. No, no, la verità a noi fa bene. Dite fa bene la verità. Non so se era di Celentano, lo so. Caterina Caselli, lui se ne intende, lui è old, lui è uno di quelli che andava nelle balere a ballare Caterina Caselli, adesso però balla davanti a Dio, gloria a Dio per le conversioni, alleluia. La verità è la parola di Dio, se non indossiamo questa cintura ci cadono tutte le armi e il diavolo attacca matrimoni, famiglie, ruba, distrugge, uccide. E sapete perché? Non è perché Dio non vi ha difeso. Dio l'armatura ve l'ha data. Voi non la usate. E perché non la usate? Non perché il pastore non vi ha insegnato che esiste. Non perché la Bibbia non sta scritto. E perché è troppo faticoso per una persona alzarsi al mattino e indossare l'armatura. Bene, allora affronta il diavolo senza armatura. Affari tuoi. Io continuerò a indossarla. Amen. C'è qualche altra parte? Forse c'è qualche altra parte. I calzari? Oh, perché sono importanti i calzari? Perché ti fanno andare spediti? Perché? Non sento. Il fatto che le
L'impatto che è con Dio. Ah, il patto che è con Dio. Eh beh, quelli sono i sandali, è vero. Ne avevamo parlato. È un aspetto. Però nell'armatura c'è un altro aspetto importante. Allora, avete mai giocato a pallone? Sì o no? I calzari dei soldati romani avevano i tacchetti, scusa Angelo, avevano i tacchetti sotto. Avete come i calciatori. Perché? Perché quando affrontavano l'avversario non potevano scivolare. Se scivolavi eri morto. Quindi i tacchetti ti tenevano fermo nella tua posizione contro l'avversario. Quindi la prontezza dell'Evangelo della pace sono i nostri calzari. La prontezza, tu devi essere pronto. Ma come fai a essere pronto se a volte hai vergogna a parlare di Gesù al tuo datore di lavoro, al tuo vicino di casa? Che cosa sta succedendo? Ti stanno scivolando i piedi, non sei fermo nelle tue convinzioni, non sei fermo nella presa di posizione, non sei fermo nella tua identità e ancora una volta non stai indossando l'armatura. Voi siete stati creati per portare la presenza di Dio ovunque andiate. Questo è lo scopo per il quale tu sei stato creato. C'è uno scopo di Dio per la vostra vita. Non potete pensare di poter vivere 70 anni, 80 anni, 90 anni, 100 anni su questa terra senza uno scopo divino. Maschio o femmina che tu sia, tu devi portare la presenza di Dio, il profumo di Cristo. E io a volte parlo del profumo di Cristo. Il profumo di Cristo non è un profumo tarocco che compri al mercato sulle bancarelle e c'è scritto il nome, ma dentro c'è acqua de pomme. L'acqua de pomme è l'acqua del fosso qui di fianco. Prendono la boccetta, prendono l'acqua quella lì dove ci sono tutti i ratti dentro, la mettono dentro e gli mettono su, dammi il nome di un profumo famoso, acqua di Gio, acqua di Gio, oppure uno Cavi Chanel, Chanel, Chanel numero 5, no, è il Naviglio di Milano quello, perché se fosse veramente Chanel non potrebbe costare 5 euro, ne costa 50, una differenza dentro ci sarà. Il profumo di Cristo, dice la parola, dà vita a chi vuole vivere, ma morte a chi vuole morire. Questo vuol dire che il profumo della tua vita, quello che tu predichi con la tua vita, quello che tu dici con la tua vita, può portare salvezza per chi ti crede, per chi ti ascolta, per chi riceve, oppure morte, perché una persona che non riceve finirà all'inferno. Guarda quanto sei importante tu su questa faccia della terra. Sapete una cosa? Non ho ancora iniziato a predicare il messaggio. Solo il primo punto. E non riesco ad andare avanti. Che ore sono? 1:20. Una volta sono andata a casa di una strega, l'ho scoperto dopo. Avevo la possibilità di entrare in casa delle persone perché il mio ex lavoro era esattore, quindi recuperavo crediti per conto di una banca. Quindi, entrando nelle case, una volta mi è capitato, e parlo della Milano antica, Milano dei Navigli, Milano vecchia, di entrare da una donna abbastanza megera. Si vedeva, si sentiva, lo capivo. Questa faceva proprio riti in casa, quindi c'era oppressione in quella casa. E mi ricordo che mi aveva tirato fuori un medaglione d'oro così, ma d'oro massiccio, anche abbastanza spesso, dove c'erano su tutti i simboli esoterici e lei usava questo per fare la sua magia. Anche in una condizione come questa, noi non scappiamo. Io so di avergli parlato, adesso sono passati molti anni perché non ero ancora pastore, lavoravo ancora appunto lavoravo nel mondo secolare, però già ero credente, quindi entravo nelle case e trovando questa situazione l'avevo evangelizzata, al punto che questa donna mi ha dato questo oggetto perché aveva deciso di non fare più queste cose in casa sua.
E io mi sono ritrovato con questo oggetto in mano che ho detto, caspita che bello, adesso me lo tengo, sfidato subito. Chiaro? Caspita, un bel pezzo d'oro, me lo tengo io, lo fondo e me lo tengo io. Sbagliato. Perché ti porti una presenza spirituale in casa. Ma voi dite un oggetto? Sì, attenzione. Se l'unzione che Dio metteva era sulle persone e sugli oggetti, l'unzione satanica è identica sulle persone e sugli oggetti. Quindi attenzione agli oggetti che vi portate in casa. Attenzione a quello che i vostri figli e i vostri figli ascoltano o vedono attraverso i programmi. Perché molti dei programmi di oggi hanno nomi di demoni. PlayStation e compagnia bella sono evocazioni di demoni. Una volta si demonizzava solo la musica rock, e io ero un appassionato di musica rock, non heavy metal, ma il rock mi piaceva, ma alcuni di quei gruppi sono stati demonizzati perché chiaramente sentendo i dischi al contrario c'erano dei messaggi subliminali. E va bene, ho accettato, ho creduto, ho eliminato tutte queste cose da casa mia. Ma oggigiorno, il diavolo cerca di entrare nelle case attraverso gli strumenti della vita quotidiana. Che cosa c'è di più quotidiano di un iPad o di un iPhone, di un cellulare? O di uno schermo televisivo? Entra in questo modo, cerca di entrare nelle case e di mettere pensieri in testa ai nostri figli in questo modo. Ecco perché dobbiamo avere un controllo su quello che ascoltano, non perché vogliamo controllare la vita delle persone, perché noi insegniamo a mettere in libertà le persone. Non è controllo questo, è educazione, è salvaguardia. E dobbiamo noi salvaguardare la vita dei nostri figli. Perché questa è una di quelle strategie, di quelle macchinazioni, di quei dardi che lui cerca di tirarci addosso. Ma poi un'altra parte dell'armatura, dai, non abbiamo finito. Lo scudo. Che differenza c'è fra lo scudo e la spada? Io lo scudo lo posso alzare, datemi uno scudo, eccolo qua, trovato lo scudo. Io lo scudo lo alzo per cercare di bloccare i dardi infuocati. Ma quando sono a faccia col diavolo, devo usare la spada, perché Gesù ha udato, sta scritto, ha usato la parola, e per cacciare il diavolo devo usare la parola. Non posso usare lo scudo mi serve per restare fermo nella fede. Quando il diavolo mi attacca, io sono in fede per ricevere guarigione e il mio corpo è malato, io voglio ricevere guarigione e dico, Signore, sono stato guarito, ho bisogno di alzare lo scudo e di tenerlo fermo, di modo che quando il diavolo mi attacca, come faceva Golia nei confronti di Davide, che ogni giorno attaccava il popolo di Dio e diceva, datemi un campione. E il giorno in cui è uscito il campione gli ha tagliato la testa, e oggi noi siamo il proseguo dei tagliatori di testa. Il diavolo non ha diritto a tagliare la testa ai cristiani, sono i cristiani che hanno il diritto di tagliare la testa ai demoni. E quindi io alzo lo scudo e resto fermo sulle promesse di Dio. Ma io sento ancora il dolore nel mio corpo. Gesù ha pagato. Grazie Signore che per le tue lividure sono stato sanato, sono stato guarito. Il tuo sangue è potente ancora ad oggi e metto in fuga il diavolo. Non gli permetto di lanciare i dardi. Mi proteggo, proteggo la mia mente, proteggo le mie gambe, proteggo il mio corpo. Proteggo la mia famiglia, proteggo il matrimonio, proteggo il lavoro, proteggo gli amici. Ma a volte sono faccia a faccia. Senti la presenza, senti che c'è stato spazio e lui viene lì e ti attacca a volte con la parola, perché il diavolo conosce la parola e conosce l'unzione, perché lui era un cherubino unto, quindi conosce chi sono gli unti nella Chiesa e vi teme, però verrà da te e ti dirà, ma va, la tua unzione, cosa serve? Non serve a niente, tu sei un cristiano, ma va, non sei cristiano. Non vali niente. E quindi attacca la tua unzione, attacca la vostra immagine spirituale, attacca la vostra identità. E l'attacco più grande che io ho subito nella mia vita è stato l'attacco alla mia identità come pastore. Il più grande attacco, il più forte attacco, quando ho fondato la Chiesa, il diavolo mi è venuto a faccia e mi ha detto, tu non sei un pastore. Stavano succedendo delle cose nella nostra vita, all'inizio della Chiesa. E io ero demoralizzato, ero scoraggiato. E arriva lui e ti dice, tu non sei pastore. Potevo mettere in dubbio tutto, potevo mettere in dubbio tutta la chiamata.
Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho cercato Dio, ho cercato la sua presenza, ho cercato la sua voce. E Dio mi ha dato una scrittura che avevo letto chissà quante volte, ma quella volta si è aperta una luce straordinaria davanti a me. Giosuè è un condottiero. Noi lo vediamo in tutta la Bibbia come un condottiero, come un uomo, come un soldato. Ebbene, Dio dice a Mosè, ungi Giosuè, che sia un pastore per il mio popolo, che faccia uscire ed entrare il mio popolo alla mia presenza. Questa parola ha guidato tutta la mia vita negli anni seguenti. Una parola. Dio mi stava dicendo, tu sei il pastore che io ho scelto. Io non avevo mai visto Giosuè come pastore. Lo vedevo come conquistatore, mi piaceva, è un po' come Davide, quegli uomini d'azione, mi piace. Ma quando l'ho visto che Dio l'ha chiamato pastore e che aveva il compito di far entrare il popolo alla presenza di Dio e di farlo uscire, non ho più creduto alle bugie del diavolo. Da quel giorno lì la mia autorità non è mai stata più messa in discussione da niente e da nessuno. E non permetto a nessuno di metterlo in discussione, solo Dio ha il diritto di farlo. E nessuna, non esiste organizzazione evangelica che possa mettere in discussione la mia chiamata. Non esiste, perché non sono stato promosso da un'organizzazione. Non sono stato eletto da un'organizzazione. Sono stato chiamato da Dio, da mio papà. E questa è la mia forza. Non perché sono forte in me, sono forte nella sua chiamata, nella mia vita. Amen. E io voglio generare tra voi uomini forti e valorosi. E quando parlo di uomini, parlo di maschi e di femmine. Perché ricordatevi sempre, in questa chiesa le donne hanno il diritto di predicare, di insegnare, ad essere ministri. Perché? Perché? Perché nello spirito non c'è sesso. E se tu stai facendo una differenza, la stai facendo solo a livello sessuale. Ma dentro nello spirito sono identici. Maschi e femmine, quindi loro hanno il diritto di parlare da parte di Dio. Amen. Il diavolo per molti anni ha rubato, portando via la voce delle donne nelle chiese. Io vengo arricchito, io sono stato arricchito dalla voce di mia moglie, da solo senza di lei non avrei potuto fare nulla. Credetemi. Forse nulla, no? Poco. Poco. Occorrono grandi donne vicino a uomini di Dio e donne di Dio e occorrono grandi uomini di Dio a fianco di donne di Dio. Ieri hanno dichiarato al telegiornale, oh che bella notizia, che libertà c'è nel mondo. La prima coppia di uomini ha adottato un bambino. Oh! Che bello, oh, come siamo moderni. No, non sono per niente d'accordo. Questa è una trappola del diavolo. Voglio che tutti voi sappiate, questa non è libertà, questa è schiavitù. La schiavitù inizia con un'oppressione bella. Anche il microchip del quale avete sentito parlare, okay? Il famoso microchip che verrà messo sotto la pelle, che nel libro dell'Apocalisse è identificato come il 666, okay? Quando ci sarà la piena manifestazione dell'Anticristo. Anche questo non è nato per essere qualcosa di sbagliato, è nato perché l'inventore aveva creato questo microprocessore per aiutare una donna che aveva un problema nella spina dorsale. È stato creato per un fin di bene, per uno scopo benefico, però poi il diavolo viene e mette le mani su queste cose e adesso l'ha trasformato per mettere un sigillo sotto la pelle della mano o sulla fronte prima che lui ritorni per governare e controllare l'umanità. Queste sono le strategie del diavolo. Molte volte si serve delle cose comuni, però ricordatevi, la Chiesa ha discernimento, la Chiesa ha sapienza spirituale, la Chiesa ha un'intelligenza spirituale. Voi siete figli di Dio, siete potenti in Dio. Amen.
io voglio fermare il messaggio qua, mi sento di fermarlo qua, predicherò quando tornerò dalla Romania, domenica prossima saremo in Romania, io, Andrea, il pastore Lionel, Lorenzo, ed è la prima missione che noi facciamo per mettere giù un programma che ci porterà a portare questi stessi messaggi che state ricevendo voi in quella terra, perché ci sono chiese che stanno gridando e forse Dio ha sentito quel grido e sta mandando degli elementi come noi. Eccoci qua, siamo pronti. Chi andrà per noi? Signore, manda noi. Continuerò con questo messaggio l'altra settimana quando tornerò, credo che riuscirò a farlo. C'è molto che vorrei dire, oggi non vi ho detto niente di quello che era negli appunti biblici, però vi ho introdotto l'esperienza di vita. Quindi non abbiate paura, il messaggio che voglio farvi passare è questo. Imparate a discernere, non condannate le persone intorno a voi, non condannate le circostanze, cercate di capire se le cose che stanno avvenendo sono causate da problemi tecnici oppure spirituali. Quando capite questo, se il problema è tecnico, affrontatelo migliorando voi stessi, la qualità di voi stessi o la qualità del prodotto. Ma se il problema è spirituale, non potete risolverlo con quella medicina, dovete trovarne un'altra che è appunto lega il diavolo e caccialo nel nome di Gesù. Avete autorità di farlo. Amen. Non sottovalutate queste cose. Amen. Alziamoci.